Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento su Football Manager 2019 nella carriera con il Brescia Calcio nei panni dell'allenatore del Brescia Calcio. Siamo arrivati alle porte di quello che sarà il primo e vero appuntamento ufficiale con il Brescia, quindi con il secondo turno di qualificazione di Coppa Italia contro il Vicenza. Vicenza che come potete vedere milita in Serie C, quindi in Lega Pro fondamentalmente, ed è una gara che dobbiamo assolutamente vincere. Prima di fare questo però ragazzi ci tengo assolutamente a ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e che supportano questa serie, che lasciano sempre un mi piace e un commento in fondo al video. Ringrazio, tra l'altro voglio salutare tutti coloro che mi hanno commentato, mi hanno scritto nel video precedente. Infatti saluto Unboxing Shusita, saluto Pietro Cavallo, saluto Matteo Franceschini, saluto Dimitri Petrenko, Simone Stefani, che tra l'altro mi scrive di andare a vedere la clausola di Tonali perché mi ha scritto, se non sbaglio, ha una clausola bassissima. Adesso andiamo subito a vederla, anzi facciamolo proprio immediatamente così cerchiamo di capire se questa cosa è vera oppure no. Andiamo su info contratto. No, io non la vedo. Oddio, spero di non avere sorprese. Comunque non dovrebbe averla. Comunque ti ringrazio Simone per avermi avvisato nel caso. Zaccaria Baliz volevo salutare e saluto come sempre anche Fabio, ragazzi. Quindi, nel primo video abbiamo visto un po' di calciomercato. In realtà, come abbiamo visto, in realtà la rosa del Brescia è già ampiamente rodata, è già ampiamente buona, sia per quanto riguarda gli 11 titolari, sia per quanto riguarda le riserve. E dobbiamo però ovviamente vedere se il mercato si può muovere in una direzione a noi favorevole. Vediamo se ci saranno delle uscite. E soprattutto vediamo se riusciamo a portare a casa un paio di nomi interessanti per quanto riguarda l'attacco e il centrocampo. Se però non dovessero esserci occasioni, parlo come Marotta alla Juve. Se non ci sono occasioni, non ci saranno occasioni in questo calciomercato, direi che questa squadra, visto anche come sta andando nella realtà, direi che è ampiamente una rosa di alto livello. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, ragazzi, però uno dei nomi che più mi interessava valutare in questo momento per quanto riguarda l'attacco è questo, ragazzi. E ebbene sì, fa un po' strano vederlo, ma Antonio Cassano, perché come vedete stavo appunto effettivamente valutando ho visionato il giocatore, ma in realtà non c'è quasi bisogno di visionarlo perché come vedete molti parametri sono già disponibili. È una seconda punta, in realtà potrebbe essere molto buona per il modulo che noi facciamo. È un giocatore che nella realtà è un giocatore praticamente finito, ma magari in questo Football Manager potrebbe avere qualcosa da dire. Perché lo dico? Perché in realtà mi aspettavo un'integrità fisica praticamente inesistente, invece come vedete c'ha 12/14 di integrità fisica. L'unica cosa, mi piace molto la tecnica, vabbè, sulla tecnica di Antonio Cassano penso che non ci sia assolutamente nulla da dire. L'unica cosa che mi lascia un attimino perplesso nel caso di questa possibilità, di questo acquisto, è ovviamente il discorso della fisicità. Come vedete, infatti, la resistenza e la velocità mi fanno un pochino paura. Accelerazione 5, agilità tra il 4 e il 6, insomma, è un giocatore che è un po' un panzone, parliamoci che è un po' panzerottino. Però magari sapete, ragazzi, alla fine in una squadra di Serie A non ha senso, ma in una squadra di Serie B, magari da riserva, potrebbe avere il suo perché. Non lo so, ragazzi, io cosa dite? Non lo so, io direi che magari si potrebbe provare a parlarne. Vediamo, è un'opzione. Ho anche altre idee nel mentre, ho ovviamente anche idee, altre idee. Però diciamo che Cassano potrebbe essere una opzione low cost. Ovviamente adesso vediamo, ragazzi, per quanto riguarda il contratto, ecco, adesso lo vediamo. Cioè, il suo procuratore, ragazzi, mi dice che dobbiamo estendergli di un altro anno il contratto se lui fa almeno 5 partite. Questo perché nella realtà Cassano fa finta di tornare a giocare e poi non gioca più. Ok, ragazzi, ho provato a fare il contratto a Cassano, è praticamente un contratto a presenze, un contratto, è l'unica cosa su cui mi sono dovuto un pochino piegare, è il discorso della proroga, quindi dell'allungamento di contratto per un'altra stagione, che il suo procuratore voleva necessariamente dopo 5 partite. Io ho provato a alzarglielo a 15, ma lui era irremovibile. Per ora siamo arrivati ad un accordo, però vediamo, perché il contratto è molto basso, nel senso che sarebbe tipo un ingaggio che prenderebbe tipo Sabelli, cioè si parla di 80.000 euro l'anno, non è niente di che per gli ingaggi del Brescia, quindi sarebbe giusto un uomo in più. È molto basso, quello va detto, c'è un ingaggio talmente basso che male che vada, anche se l'anno prossimo ce lo troviamo, vediamo se possiamo rescindere il contratto nel caso proprio sia una pippa. Vediamo, insomma, ragazzi, è un'opzione, la stiamo valutando. Allora, direi che a questo punto andiamo a vedere la formazione per quanto riguarda la partita contro. Per quanto riguarda la partita contro il Vicenza, giochiamo con i titolari. Ok. Allora, questa qua, ragazzi, è la formazione con cui direi di cominciare. Quindi Donnarumma, Torregrossa, Tremolada, Bisolindoi, Tonali, Sabelli, Romagnoli, Castaldello. Per ora metto Curzio e Alfonso in porta. Poi vediamo se
sicuramente faremo entrare Matteo nel secondo tempo. E ragazzi, c'è tensione, c'è tensione, è la prima partita ufficiale questa, quindi c'è tensione per quanto riguarda l'esordio di questo Brescia. È iniziata la partita, dai ragazzi. Brescia contro Vicenza, giochiamo in casa, partita secca, non c'è andata e ritorno, è un turno secco. Lo giochiamo in casa, ragazzi, e partiamo subito l'attacco con Sabelli, che prova a sventagliare dall'altra parte per Curso. Grande apertura di Sabelli, che dà la palla a Dimitri Bisoli per Tremolada, che viene chiuso. Attenzione però al bomberone. Peccato, Donnarumma viene chiuso. Chiuso, ragazzi, le punizioni Giacomelli. Mamma mia, ragazzi, alta sopra la traversa. Primo brivido al terzo minuto, attenzione, prima occasione per il Vicenza. È partito in maniera offensiva, ragazzi. Ancora Giacomelli di punizione e lo prendiamo il gol. Figurati te se non prendiamo gol centrale su punizione. E passa subito in vantaggio, incredibile, raga. Ma questo gioco è sempre uguale, comunque. Cioè, ogni volta uno fa un precampionato spettacolare e poi, appena la prima partita ufficiale, bam, subito va a prendere gol così, tra l'altro, su punizione centrale. Sì, gran legna, va detto, gran legna da parte di Giacomelli. E il Vicenza, ragazzi, è in vantaggio. Oh, ragazzi, però basta, figa. Basta, ragazzi, ma chi cazzo è Giacomelli? 2-0 del Vicenza, io sono incredulo, ragazzi. Ma ha fatto fare un altro gol Giacomelli ancora. Cioè, centrale anche questo, tra l'altro, Alfonso. Mamma mia. Vediamo di farne noi uno su punizione. Curcio, colle! È praticamente una partita di calci di punizione questa. Vai a prendere sta benedetta palla. In 11 minuti 3 gol, ragazzi. 3 su punizione. Una roba mai vista. Curcio, questa sì che era angolata. Questa sì che era imparabile, ragazzi. La dobbiamo pareggiare subito questa partita, ragazzi. Non possiamo far passare troppo tempo, perché sennò non la riprendiamo più. Dobbiamo pareggiare prima della fine del primo tempo, assolutamente. Stiamo girando. Dai, ragazzi, Bisoli, dai, 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 dai. Costruiamo qualcosa. Tremolada. Ma vai a cagare, Tremolada. Svegliati. Dai, Sandrino, almeno te. Scodella sta palla. Sabelli, dai un bel cross in mezzo per una delle punte. Dai un bel cross in mezzo per una delle punte. Sabelli dentro, torre grossa. Dai, Donna. Donnarumma. Donnarumma. Grandissimo Alfredo, subito il pareggio del Brescia, ragazzi, che ribalta la partita. 4 gol in un tempo, che partita qui, bravissimo Tonali, che apre questa palla per Sabelli. Sabelli che prova a mettere in mezzo, palla deviata, qui bravissimo Torre Grossa. Non è fuori gioco perché c'era il 29 che li teneva in linea tutti, molto bene. Dai che l'abbiamo subito pareggiato, subito, per modo di dire pareggiata. Era buona, perché era in fuori gioco, poi è rientrato, giustamente lo fanno rivedere. E come sempre, freddo come un cecchino. Dai, ragazzi, che c'è bisogno di vincere, non possiamo rischiare. Abbiamo preso 2 gol dal Vicenza, che milita in Serie C, e non ci stava. Abbiamo preso 2 gol su punizione, non su azione, questo va detto, ragazzi. Però adesso però è arrivato il momento di andare a vincerla. Ndoye, dai subito Ndoye. Calcio d'angolo, dai, 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 ragazzi, dai. Dai, ragazzi, dai, Tonali. Che cazzo fa Tonali, ragazzi? Che palle. No, il contropiede, no. No, il contropiede, no. Madonna santa, che rischio. E qui gran chiusura, ragazzi, di Matteo, mi sa, che ha fatto una grandissima chiusura. Adesso loro stanno giocando tutto di contropiede e noi stiamo facendo fatica a trovare. No, madonna. Madonna, che rischio di nuovo. Chiudilo, ancora Giacomelli, ragazzi, che ha una spina nel fianco incredibile. Ma compriamolo su Giacomelli, perché è un fenomeno. Dai, dai, Curcio, dai. Alla fine Curcio si sta dimostrando molto buono in questa partita. Ndoye potrebbe provare da fuori. Invece palla Matteo, che tira una sassata palombella, che forse anche il palo. Merda, prendiamo gol, raga. No, madonna, ragazzi, ma Giacomelli che cazzo di giocatore è? Niente, ragazzi, subito emozioni forti qua a Rigamonti, si va ai tempi supplementari. Mi sembra di vedere le partite vere del Brescia, che in Coppa Italia era finito veramente, mi pare, 2-2 i supplementari. E finiamo i supplementari, ragazzi. Andiamo i supplementari contro il Vicenza. E c'è ancora da vincere questa partita. Non è facile. Vedo che siamo molto più stanchi di loro. E loro, tra l'altro, hanno fatto adesso il secondo cambio. Hanno gente decisamente più fresca di noi. Tra l'altro, noi stiamo beccando cartellini gialli a raffica. Ci proviamo, ragazzi. Dai, Matteo. Dai, palla dentro. Dai, Ndoye. Dai, Ndoye. Inventa qualcosa. Tonali. Dai, Sandrino da fuori. Tiriamo da dentro, però andiamo un po' dentro a questa cazzo di area di rigore, sempre a tirare da 40.000 km. Non è incoraggiante questa partita di Coppa Italia. Io spero che siano arrivati anche tanti giocatori stanchi, perché erano andati via, mi pare, in nazionale. Io spero che sia anche questo il motivo, perché se no, se soffriamo. Ui, mamma mia, così col Vicenza. Dai, Curcio dentro per Donnarumma! Alfredo!
Donnarumma! 3-2 al 115esimo! Mamma mia, ragazzi, Alfredo è una bomba, ragazzi. Ve lo dico io che è una bomba, sto ragazzo. È una bomba, sto ragazzo, in attacco. Ancora una volta arriva una palla sporca, tra l'altro. E ancora una volta una palla sporca dentro l'area di rigore. Dobbiamo entrare dentro l'area di rigore, ragazzi. Perché dentro l'area di rigore Donnarumma è un cecchino. Niente, ragazzi, saranno 15 secondi di sofferenza. Speriamo che non la buttino in avanti questi, sennò siamo nella merda. 8 secondi, avanza il Vicenza, Bianchi. E 3 secondi, è finita, arbitro. È finita! Con sofferenza, ma passiamo il turno ai tempi supplementari. Allora, niente, ragazzi, ho deciso di annullare l'offerta per Antonio Cassano, perché più ci penso più mi sembra un'operazione che non sa da fare, ma più che altro la cosa che più mi blocca è questo discorso anche legato alle 5 partite per avere un altro anno di contratto. È vero che lo stipendio è veramente minimo, ma sono comunque soldi che è un posto in squadra che comunque mi vado a togliere, quindi considerando queste cose per il momento direi di lasciare perdere prima di far su qualche cazzata, passatemi il termine. Ok, ragazzi, ci siamo, perfetto, ho messo un po' di nomi da seguire dai miei osservatori, soprattutto come vi dicevo sempre sul calciomercato per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. Nel frattempo siamo alla vigilia di un amichevole, praticamente, che è un derby con la Feral Pissalò, dove gioca Andrea Caracciolo, ragazzi, quindi tecnicamente è una partita nella partita questa, che però arriva due giorni prima, vabbè, qua lasciamo così, arriva due giorni prima della partita di Coppa Italia con la Sampdoria. Io, ragazzi, sto pensando a una cosa, però, visto che voglio rendere il video un pochino più snello, eviterei di far vedere tutte le amichevoli e quant'altro. Questa qua adesso magari la taglio, vi faccio vedere il risultato finale e poi ci lanciamo nella partita contro la Sampdoria, che quella sarà decisamente più interessante. Tanto qua giocheranno solo riserve, quindi ci fa gol sicuro, ragazzi. Cioè, non voglio dirlo, ma Caracciolo ci fa sicuramente gol. Oh merda, eccolo là il gol, lo sapevo, guardalo, puttana che gol che ha fatto Caracciolo. Ragazzi, vi giuro, questa ve la faccio vedere di partita invece, il cavolo che non ve la faccio vedere. Che cazzo di gol ha fatto Caracciolo. Ma ragazzi, ma vogliamo pensare di riportare Caracciolo a Brescia però? Ci vogliamo pensare veramente, perché guarda che cazzo di gol ha fatto. A parte il lancio pazzesco e la nostra difesa è rivedibilissima, però vabbè, è un amichevole, sono tutte riserve. Ma che cazzarola di gol ha fatto Caracciolo? Stop e tiro al volo. Mamma mia, ragazzi, vi faccio vedere il risultato finale. 2-1 con la Feral Pissalò. Vinciamo con brivido sul finale. E probabilmente vi avrò fatto vedere il gol di Caracciolo, perché è stato un gol magnifico. Era da far vedere in tutti i modi possibili, ragazzi. Poi, ragazzi, io proverei a fare anche un'offerta per Zaniolo a questo punto, se è cedibile in prestito. Il problema è che loro vogliono il 50% dell'ingaggio, che però è basso, ragazzi, perché sono 25.000 euro l'anno. Quindi quelli li possiamo dare tranquillamente. Oh, ragazzi, io la provo, anche perché un'offerta di cessione la vedo già decisamente più difficile, anche perché vedete che non è tra i cedibili. No, anche perché costa un sacco di soldi, ragazzi. Proviamo a fare l'offerta di prestito per Zaniolo. Ok, la Roma ha ritenuto accettabile l'offerta per Nicolò Zaniolo. Ottimo, ragazzi, finalizza l'operazione. Prestito secco, questo è vero, però andrebbe veramente a tapparci una situazione lì a centrocampo, tra l'altro con un costo veramente irrisorio. E tra l'altro, mentre girano queste voci di mercato di Zaniolo al Brescia, ragazzi, attenzione, perché stiamo arrivando alla seconda partita di Coppa Italia, e questa è una partita molto difficile perché dobbiamo giocare contro la Samp. Tra l'altro il calciomercato terminerà la prossima settimana, quindi attenzione perché manca poco. Però se riuscissimo a portare la carta Zaniolo, a mettere in campo Zaniolo nella nostra rosa, sarebbe veramente il top. E poi non lo so, perché si potrebbe fare anche un piccolo colpo in attacco. Vi giuro, allora adesso ho molta eccitazione per questa cosa di Zaniolo, anche perché, ragazzi, c'è Zaniolo, è il giocatore di primo ordine della Serie A. Probabilmente non lo era ancora qui in Football Manager, non l'avranno fatto così forte come sta, diciamo, esplodendo adesso nella Roma. Però, ragazzi, insomma, Zaniolo, buttatelo via. Contropiede diretto, ragazzi, io direi di giocare con questo nuovo modulo. Ho pensato di mettere questo contropiede diretto. Allora mettiamo regista arretrato con compiti difensivi Tonali, Ndoi lo mettiamo regista avanzato con compito di supporto, e Bisolone io lo metterei, voglio fare pure centrocampista di quantità Bisoli.
Ok ragazzi, ci siamo, è tutto pronto, vediamo se ho messo giusto la panchina. Boniotti, Longhi, Cortesi, perfetto ragazzi, è tutto pronto, inizia ufficialmente il secondo turno di Coppa Italia, partita che sarà decisamente più complicata, tra l'altro un sacco di ammoniti rispetto all'andata. Questi qua giocano con tutti i titolari, tra l'altro, che giocano con De Frel, Quagliarella e Saponara, quindi siamo messi veramente da Dio, sarà durissima, cerchiamo di caricare i ragazzi. No! Già infortunato Bisogno in attenzione, punizione per il Brescia, e c'è il gol! Torre grossa di testa, non me l'aspettavo neanche! E siamo già in vantaggio, ragazzi! E siamo già in vantaggio! Curzio, ma Curzio è fortissimo sulle punizioni, ma che piede c'ha Curzio? E gran colpo di testa di Torre grossa come quello vero, 1-0, attenzione! Occhio raga, occhio ragazzi, attenzione subito, la Sampdoria prova a rispondere, chiude proprio Bisoli che è infortunato ragazzi, è acciaccato, probabilmente dovrà lasciare subito il campo. Sì, togliamolo perché eviterei di spaccarmelo prima di iniziare la Serie B, prima di iniziare il campionato. Attenzione perché adesso attacca però la Samp che non ci sta ragazzi, gioca in casa tra l'altro la Samp. Cross in mezzo per De Frel, Andrenacci, Linetti dall'altra parte per Ferrari, attacca ancora la Samp, fino in fondo Andrenacci in calcio d'angolo, adesso sarà da soffrire tutta la partita. Abbiamo fatto gol troppo presto ragazzi, abbiamo fatto gol troppo presto. Saponara, palla in mezzo, Andrenacci in presa alta, attacca la Samp ancora Murru, Ekdal, e attaccano questi, Ekdal, palla all'indietro per Linetti, dall'altra parte per Ferrari, chiudete tutto Saponara, Andrenacci, non è finita, De Frel, mettono fuori, mamma mia che fatica ragazzi. Aia, Ferrari fino in fondo, continua a spingere la Samp, Gastaldello fa buona guardia, lancio lungo, parte il contropiede, neanche. E non riusciamo a tenere palla però, Martinelli, oh, ragioniamo un attimo, non lanciamo, sì, sì che buona, Alfredo, 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 rigore, è rigore, arbitro, rigore, rigore pure cartellino rosso, ultimo uomo ragazzi. Dagli un cartellino a Ferrari, rosso, rosso, dai ragazzi tutti insieme, rosso. Chi è che lo tira a Torre Grossa? Giallo, giallo per Ferrari. Tira Ernesto. Ernesto Torre Grossa dagli 11 metri potrebbe fare doppietto. No ragazzi, se segna è incredibile. Sì! Ernesto Torre Grossa 2-0. Madonna, Catenaccio adesso. Dov'è Catenaccio? Mettiamo Catenaccio, eh. Ah, io ve lo dico che metto Catenaccio. Oh, ha funzionato, eh. Ho messo contropiede e contropiede è stato. Eccola, Saponara. E qua fanno gol. Mamma mia, Tonelli, che brivido. Becca il muro della difesa, mette fuori Donnarumma. Mamma mia, che sofferenza. Comunque noi abbiamo perso 3 tiri, 2 gol, ragazzi, eh. Ok, ragazzi, ho messo Catenaccio. Quindi ci siamo messi completamente in atteggiamento difensivo. Inevitabilmente, ragazzi, perché nel primo tempo comunque abbiamo ballato pesantemente. Dobbiamo cercare di chiudere tutti gli spazi in questo secondo tempo. Addirittura potrei addirittura arrivare a pensare di fare parcheggia l'autobus tra le varie opzioni. Che sofferenza però, Ferrari prova, viene chiuso, siamo a muraglia, siamo veramente a muraglia, non so se ho fatto la scelta giusta, Saponara, mamma mia Andrenacci, non è finita, continua la Samp ragazzi, 51esimo De Frel, non dare rigore, no, che VAR, no, ma il VAR, no, ho visto il sotto VAR, calcio di rigore, Quagliarella dagli 11 metri, gol, porca boia. Che palle, noi stiamo così bene in Serie B dove non c'è la VAR comunque. Gol di Quagliarella, rigore anche per la Samp, riapre la partita. Ci rimettiamo ragazzi in contropiede, perché con la difensiva eravamo troppo chiusi, troppo schiacciati ragazzi. Dobbiamo provare a uscire a mettere la testa fuori. Siamo al 72esimo ragazzi, dobbiamo resistere. E io proverei anche la carta Morosini ragazzi. Al posto di Tremolada mettiamo anche Morosini. Cerchiamo di mettere gente rapida e gente fresca per un contropiede. Ma la vedo dura qua, continuano ad attaccare loro. Dai che recuperiamo palla, dall'olio, palla lunga, dai donna, no donna, sì, sì, sì ragazzi, Donnarumma, palla per Martinelli, oddio che gol ha fatto Martinelli, non ci credo, ed è 1-3, sì, che gran lavoro ragazzi di Donnarumma, che va perso palla su Tonelli, che poi però inciampa e perde il pallone, gran passaggio, ma Martinelli di sinistro che buca le mani a Udero, ma incredibile ragazzi, ma Martinelli è forte, sul gioco l'hanno fatto forte. Cioè ragazzi abbiamo fatto 3 gol alla Sampdoria fuori casa, 3 gol. Matteo, palla lunga, ancora in contropiede, Donnarumma, Donnarumma fino in fondo, mamma mia Udero, rischia il cappotto addirittura la Samp nel finale. Occhio ragazzi, non prendiamo gol nel finale, Gaston, mamma mia, Gaston Ramirez, gran legna. Sul fondo ragazzi, qui dovrebbe finire la partita, perde tempo giustamente Andrenacci, mancano 15 secondi.
per i nostri tifosi del Bresciani che sono venuti in trasferta avranno da che festeggiare, perché è stato un risultato incredibile. Ragazzi, il Brescia passa il turno. È stata, ragazzi, una vittoria incredibile. Distrutta la Samp, che ha fatto 19 tiri a 5, ragazzi. Vinciamo noi 3-1. Perfetto, ragazzi. Adesso il top sarebbe che dopo questa partita con la Samp anche Zaniolo venisse a Brescia. Sarebbe veramente un qualcosa di... Sono in attesa, sto fremendo per sapere l'esito della trattativa. La Roma ha già accettato il prestito, speriamo che Zaniolo accetti. Spero di sì, anche perché non penso che si consideri là un titolare o un giocatore che possa giocare a Roma. Quindi sinceramente spero che accetti. Se ho un'alternativa, ho già l'idea di buttarmi su un altro giocatore, però vediamo. Eccala, Zaniolo rifiuta il Brescia. Ma che due palle, ma vaffanculo, va. Niente, ragazzi, sfumata l'opzione Zaniolo. Niente, ragazzi, allora a questo punto, siccome svanisce l'opportunità Zaniolo, mi butto su questo Gaudino. Gianluca Gaudino, giocatore tedesco, incredibilmente svalutato, parametro zero, come vedete. Uno dei giocatori che mi ha consigliato uno dei miei osservatori, ma mi ha incuriosito perché ho visto che lo stava seguendo il Norimberga, ragazzi, quindi squadra ovviamente di Bundesliga. Quindi siccome ha parametro zero e mi pareva fosse, eccola, perché non abbiamo gli ingaggi, aspetta, vediamo un attimo se riusciamo a trattare questo, ragazzi. Potrebbe essere effettivamente un giocatore molto molto interessante, molto molto interessante. Ok, ragazzi, dai, cerchiamo di portare a casa almeno un giocatore. Minchia, corsa contro il tempo del Brescia per finalizzare l'acquisto di Gaudino. Speriamo, perché sinceramente ne ho un po' piene le balle che mi dicano sempre tutti di no. Se tecnicamente riusciamo a piazzare un centrocampista di qualità, a quel punto lì poi potremo valutare gli ultimi movimenti di mercato su una punta. Però bisogna vedere. Sì, dai, ragazzi, che arriva. Oh, finalmente una buona notizia, ragazzi. Gaudino arriva al Brescia. Accetta l'offerta, finalmente, ragazzi. Primo acquisto, 3,5 stelle. Titolare che potrebbe ancora migliorare, ragazzi. Questo è un grande colpo di mercato. Gianluca, o almeno è quello che speriamo. Gianluca Gaudino, centrocampista, valutato quasi un milione, arrivato a parametro zero. Questo è un grandissimo colpo di mercato. Questo è proprio il centrocampista giusto che faceva il caso nostro. Io, ragazzi, di punta non farei niente. Stavo un attimo valutando tra i vari giocatori che stavo seguendo. Ci sono un po' di giocatori di punta, anche ragazzi giovani, per esempio della Juve, eccetera. Però il fatto, ragazzi, è che in questo momento non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo una rosa super super competitiva. Abbiamo tanti giocatori per tanti ruoli, perché comunque anche in attacco siamo ben coperti. Ok, ragazzi, si conclude il calciomercato. Si conclude il calciomercato per la Serie B e soprattutto nel calcio di Serie A. Per quanto riguarda la Serie A, ho visto che mi ha incuriosito prima Daniele Rugani, che passa per 45 milioni al Real Madrid. Finisce il calciomercato, ragazzi. Direi di andare a registrare la squadra. Registriamo assolutamente il nuovo arrivo Gaudino. Niente, ragazzi, allora adesso c'è ancora un'amichevole da giocare, che la giocherò io senza farvela vedere, perché tanto inutile. Dopodiché dalla prossima partita inizia la Serie B, quindi finisce qui il secondo appuntamento con questa carriera allenatore col Brescia. Mi raccomando, ragazzi, supportate la serie, lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere come vi sembra questo acquisto a centrocampo di questo Gaudino, questo giocatore tedesco che probabilmente avrà origini italiane, perché si chiama Gianluca, quindi immagino che sia praticamente un tedesco italiano, italo-tedesco. Mi raccomando, ragazzi, quindi supportate la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e finito questo episodio, dal prossimo, quindi dalla terza puntata, ci lanciamo direttamente sulla parte più importante di questo gioco, cioè il campionato. Ci lanciamo con l'inizio della Serie B e vedremo finalmente per quali obiettivi potrà lottare questo Brescia. Quindi niente, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima, ciao a tutti!